Allora, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi affrontiamo il problema degli azionamenti. In particolare puntiamo l'attenzione sugli azionamenti pneumatici ed elettropneumatici, dando poi successivamente anche dei cenni per quanto riguarda i sistemi automatici. Allora, prima di tutto andiamo a considerare l'attuatore. L'attuatore che per le nostre applicazioni è solitamente rappresentato da un cilindro lineare. Va bene? Allora abbiamo solitamente un attuatore che può essere schematizzato in questo modo, cioè un cilindro lineare che può essere a doppio effetto, secondo questo schema, o può essere a semplice effetto quando praticamente abbiamo una camera del cilindro che è costantemente collegata con lo scarico e quindi noi andiamo a gestire soltanto l'aria all'interno di una delle due camere. Naturalmente uno dei due movimenti è determinato dalla presenza di una molla. Quindi questo è un cilindro doppio effetto, questo è un cilindro a semplice effetto. Allora, quali sono i componenti fondamentali che costituiscono un cilindro pneumatico? Allora abbiamo una camicia, che è la parte esterna, cilindrica, del cilindro. Abbiamo una testata ad una estremità e un'altra testata naturalmente nell'altra estremità. Quindi c'è un pistone o stantuffo e questo è lo stelo. Questi sono i componenti fondamentali che costituiscono un cilindro pneumatico. In questo caso a doppio effetto, perché il pistone, per il tramite di apposite guarnizioni, divide due camere, la camera 1 dalla camera 2, e ciascuna di esse è collegata all'esterno, come vedremo, ad una opportuna valvola di azionamento. Va bene? Allora, per dare fare qualche considerazione in più per quanto riguarda il funzionamento, ecco, vediamo che cosa succede nel momento in cui viene effettuata la commutazione della valvola di azionamento. In questa condizione di riposo noi abbiamo un ingresso dell'aria come fluido di lavoro di alimentazione in questa camera, che quindi tiene questa camera in pressione, mentre dall'altra parte questa camera è ovviamente collegata con lo scarico, va bene? E quindi il pistone, come vedete, è tenuto dentro dall'azione della forza risultante derivante dalla presenza di questa pressione, aria e pressione di alimentazione, va bene? Allora, se noi andiamo a considerare l'equilibrio dinamico della parte mobile del cilindro, ritenendo che la parte esterna sia in qualche modo, mediante dei piedini, delle piastre, delle flange collegata al telaio, quindi la parte mobile è quella interna, ok? E quella interna, e noi possiamo scrivere quanto segue facendo l'equilibrio dinamico. Naturalmente, se questa la indichiamo come la camera 1, questa la indichiamo come la camera 2, abbiamo un regime di pressione diverso tra la camera 1 e la camera 2, perché come dicevo la 1 è collegata allo scarico e la 2 è collegata in alimentazione. Va bene? Quindi qui abbiamo una superficie S1, quindi la forza risultante sarebbe P1S1, che è la forza motrice, ok? Questa poi
viene equilibrata dalla forza di contropressione che è P2S2, è presente solidamente un carico esterno, nel transitorio è presente una forza d'inerzia e abbiamo ancora una forza risultante che è dovuta all'attrito. Tutto questo deve essere uguale a zero. Uguale a zero, possiamo fare una schematizzazione con la tecnica del free body, quindi abbiamo questa forza motrice P1S1 e qui agisce, come detto, una P2S2. P2S2, qui immaginiamo di avere una componente assiale della forza esterna, abbiamo delle forze di attrito al contatto per la presenza delle guarnizioni, chiaramente abbiamo delle forze qui e delle forze qui, ok? Un FA secondo, FA primo, e abbiamo poi la forza di inerzia che naturalmente è legata alla accelerazione nel transitorio di avviamento di commutazione. Quindi l'equazione di equilibrio dinamico è una sola, scalare, perché è un cilindro lineare, quindi un motore lineare, per cui lo spostamento avviene in una sola direzione. Ok? In una sola direzione. Bene, allora abbiamo a che fare con questa equazione. Come vedete, l'unico effetto motrice motore è questo, e quindi P1S1. Ok? Tutte le altre forze, come vedete, hanno segno meno, quindi c'è la forza di attrito, di inerzia e carico esterno, e la forza di contropressione. Va bene? La forza di contropressione. Ecco, adesso andiamo a fare un diagramma qualitativo, ma che ci dà un'idea dell'andamento delle pressioni nelle due camere nel momento della commutazione. Ok? Quindi andiamo a fare, ripeto, due diagrammi nella scala dei tempi. Quindi qui andiamo a riportare l'andamento delle pressioni P1 e P2 che sono presenti nelle due camere, e nella parte inferiore, sempre in funzione del tempo, andiamo a rappresentare l'andamento della velocità nel transitorio di avviamento, e vedremo anche nel transitorio di arresto. Allora, nella condizione iniziale, come detto, qui abbiamo una pressione di alimentazione. Allora, come valore standard di pressione di alimentazione delle macchine ad azionamento cromatico, elettrocromatico, questo valore è standardizzato ed è pari a 6 bar, intendo 6 bar relativi, cioè la pressione che noi andiamo a leggere sull'opportuno manometro presente nel gruppo di trattamento aria presente sulla macchina. Quindi abbiamo un certo valore come pressione di alimentazione. Quest'altra qui è 0 bar relativi perché è collegata con l'ambiente esterno. Ok? Benissimo. Quindi nella situazione iniziale noi abbiamo qui una pressione P con 1 che è uguale alla pressione di alimentazione e una pressione P con 2 che è uguale a 0, che sarebbe la P con 0, cioè la pressione atmosferica. La pressione atmosferica è un bar assoluto, cioè 0 bar relativi naturalmente. Ok? Ecco, quindi normalmente noi abbiamo questa situazione, ok? Fino ad arrivare ad un certo istante. In questo istante particolare noi effettuiamo la commutazione della valvola, poi vediamo la valvola come funziona, come viene rappresentata. Ok? Per il momento stiamo puntando l'attenzione sul comportamento dell'attuatore. Va bene? Una cosa è certa, che nel momento in cui la valvola viene commutata, quindi qui c'è naturalmente un componente di azionamento che svolge la funzione di commutazione, ok? In questo modo,
Nel momento in cui viene effettuata la commutazione, praticamente le camere vengono scambiate. Tant'è vero che queste valvole vengono denominate come valvole di potenza, anche valvole direzionali, cioè si va a dirigere il flusso dell'aria da una parte o da un'altra, ok? Quindi viene scambiato il ruolo e naturalmente la 1 va in alimentazione e la 2 va in scarico, in modo tale da avere il movimento di fuoriuscita del pistone. Ok? Benissimo. In questo transitorio, quindi, in questo istante, noi andiamo a effettuare la commutazione. Nel momento in cui effettuiamo la commutazione, qual è la variazione delle pressioni presenti nelle camere? In maniera qualitativa, però naturalmente questo viene confortato dalle prove sperimentali che possono essere condotte in laboratorio. Allora, la camera 2 ha una pressione P2, no scusatemi, questa è P1,2, stiamo ipotizzando che è in alimentazione questa, è in alimentazione questa, quindi questa è la 2 e questa è la pressione P1, ok? Nell'istante iniziale, ok? Qui andiamo a fare la commutazione, quindi la pressione 2, questa viene collegata con lo scarico dopo la commutazione e questa va in alimentazione, va bene? Quindi la pressione P2, scende naturalmente perché si svuota questo volume pieno di aria alla pressione di alimentazione di 6 bar, si svuota gradualmente, quindi la pressione scende naturalmente. In contemporanea la pressione presente in 1, che era uguale a 0 bar relativi, naturalmente sale, perché questa è diventata in alimentazione. Va bene? Naturalmente sale più velocemente, quindi ha un gradiente di salita maggiore. Maggiore perché? Perché il volume è più piccolo. Qui si deve svuotare un volume più grande, qui il volume è piccolo, quindi si riempie abbastanza velocemente. E quindi naturalmente qui abbiamo, diciamo, un comportamento di questo tipo e si raggiunge abbastanza velocemente il valore della pressione di alimentazione. Ok? In seguito a che cosa? In seguito ad una portata di aria che è legata alla presenza di un delta P, ovviamente. Ok? Quindi si riempie fin quando le due pressioni sono uguali, perché poi quando le pressioni sono uguali naturalmente la portata cessa, no? Non c'è più, finisce. Questo è quello che succede. Ora, questo è l'istante di commutazione, a un certo punto c'è un altro istante, perché come vedete questa pressione va a quella di alimentazione, l'altra pressione da 6 bar scende e quindi si viene a creare un delta P. Il delta P aumenta. Naturalmente, qual è il delta P massimo? È 6 bar naturalmente, ok? Ma prima ancora di arrivare a 6 bar, praticamente questo delta P aumenta e diventa l'azione motrice del cilindro, ok? Cioè si arriva a un certo punto a un dato valore di delta P, per esempio questo, che lo indico con un delta P star, perché sarebbe il delta P di avviamento, di spunto, ok? Tenete conto che fino a questo momento non si è mosso niente, ok? Non si è mosso niente, perché fino a quando non arrivo ad un delta P tale da vincere la forza esterna, la forza inerzia, la forza attrito, non si muove, naturalmente, ok? Benissimo. Questo è quello di spunto, quindi qui incomincia un movimento, si comincia a muovere, giusto? Incomincia un movimento e mano a mano che il pistone si sposta verso destra, perché stiamo considerando naturalmente uno spostamento X in questa direzione, che succede? Che la camera 1 aumenta di volume e la camera 2 diminuisce di volume, ok? Benissimo. Quindi l'aria che sta qui dentro subisce una espansione, perché
il volume è aumentato e quindi naturalmente qui c'è una caduta di pressione, giusto? Una caduta di pressione in seguito al movimento, perché è aumentato il volume di 1. Per quanto riguarda il volume di 2, come dicevo prima, questo invece diminuisce, quindi subisce una sorta di compressione. In seguito a questa compressione, naturalmente questa pressione aumenta, fino a che si viene a creare un equilibrio e quindi con un delta P sostanzialmente costante. Il delta P di funzionamento effettivo è naturalmente è inferiore al delta P star di spunto, perché allo spunto io ho bisogno di una forza motrice maggiore, perché c'è anche l'effetto inerziale che è presente qui, ok? Che è legato alla massa e all'accelerazione. Mentre il delta P a regime, quindi a velocità pressoché costante, rimane pressoché costante ed è inferiore a quello di spunto. Va bene? Quindi in effetti noi abbiamo un comportamento di questo tipo con una velocità, questo è il transitorio, quindi della fase di accelerazione, ok? Con una certa legge che possiamo ricavare con un opportuno modello, ma naturalmente sono sempre le prove sperimentali che devono dare conforto per la validazione del modello, ok? E questo è quello che succede, quindi rimane poi questo delta P pressoché costante, va bene? Per una corsa, diciamo, sufficientemente lunga. Naturalmente se ho a che fare con un cilindro a corsa breve, ovviamente questo ragionamento perde un po' di significato, perché non c'è il tempo materiale di avere queste diverse fasi che stiamo considerando separatamente. Se la corsa è sufficientemente lunga, questo è quello che accade. Certo che però il pistone si muove, a un certo punto si ferma perché finisce la corsa e quindi naturalmente il pistone raggiunge la posizione di fine corsa, sulla destra naturalmente, la corsa è limitata. Ecco, come finisce questa corsa? Ecco, può finire in maniera brusca, cioè con un urto, cioè va a sbattere su questa testata, naturalmente. Però capite bene che è un effetto abbastanza indesiderato, no? Perché ho un contatto, diciamo, fino a questo momento metallo su metallo, quindi voglio dire, è una cosa che non ci fa molto piacere. Quindi in qualche modo dobbiamo trovare un sistema per ammortizzare, diciamo, il contatto e l'urto del pistone contro la testata, perché naturalmente stiamo ragionando per uno spostamento verso destra, ma analogamente allo spostamento verso sinistra succede la stessa cosa, perché comunque la corsa è ben definita e termina in corrispondenza delle due testate del cilindro. Quindi, ripeto, nella situazione limite questa velocità va brutalmente a zero, perché ho un urto, diciamo, un urto brutale, e quindi, diciamo, in un tempo molto contenuto questa velocità va a zero. E che cosa accade qualitativamente alle pressioni in corrispondenza del raggiungimento della posizione di fine corsa? Ecco, le pressioni, come dicevo, rimangono pressoché le stesse fino a questo punto. Nel momento in cui il volume 2 rimane costante e il volume 1 rimane costante, è ovvio che la pressione 1, perché la camera 1 è collegata con l'alimentazione, sale, continua a salire e raggiunge il valore massimo, che è comunque quello di alimentazione, ok? E quindi la cosa finisce in questa maniera. Per quanto riguarda la camera in scarico, cioè la 2 in questo caso, naturalmente continua a svuotarsi e ovviamente ha un comportamento di questo tipo durante il transitorio. Quindi questo è quello che accade, diciamo, in assenza di qualsiasi dispositivo di ammortizzamento dell'urto del pistone contro le testate. Come dicevo prima, capite bene che questo è un effetto indesiderato, quindi si possono utilizzare nelle applicazioni più
più semplici, più di basso costo, semplicemente degli anelli paraurti, insomma, elastici, oppure si può fare qualcosa di meglio per quanto riguarda degli ammortizzatori pneumatici integrati degli attuatori stessi, che sono anche regolabili a secondo della massa ammortizzabile, perché sapete bene che nei problemi d'urto quello che conta è la quantità di moto e l'energia cinetica. Ok? Bene, allora andiamo a vedere un po' come può essere realizzato un ammortizzatore pneumatico integrato nel cilindro stesso e sfruttando l'aria stessa presente nel cilindro quale fluido di lavoro. Quindi andiamo a fare una zoomata di questa parte qui, per esempio, e abbiamo uno schema di questo tipo. Ecco, sul pistone viene ricavato un nasello, cioè una sporgenza. Quindi sempre abbastanza schematicamente noi abbiamo il pistone che è fatto in questo modo, in forma solitamente cilindrica, ok? Ecco, su questo pistone, come dicevo, viene realizzato un nasello, cioè una sporgenza del pistone stesso, va bene? Io la sto disegnando solo sulla parte sinistra perché puntiamo naturalmente a capirne il funzionamento. Naturalmente se io ho questa sporgenza solidale al pistone devo avere una cavità praticata sulla testata, naturalmente, perché devo comunque consentire al pistone di raggiungere la posizione di fine corsa, ok? Quindi naturalmente qui ho qualcosa di questo genere per quanto riguarda la testata. Quindi vi dicevo, una cavità che deve essere in grado, che ha sostanzialmente la stessa forma, che deve essere in grado di accogliere appunto la sporgenza praticata sul pistone. Ok? Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo il condotto principale, che lo rappresento in questo modo. Il condotto principale. Quindi che cosa accade normalmente? Accade che se il pistone, in questo caso, si sta muovendo in questa direzione, quindi con questa X opposta a quella considerata prima, l'aria che è contenuta in questa camera, ok? Che è contenuta in questa camera, naturalmente fluisce, poiché il pistone spinge, quindi fluisce attraverso questo condotto. Ci siete? Perché? Perché naturalmente in questo caso questa camera è collegata con lo scarico, va bene? Quindi l'aria che è contenuta in quella camera viene svuotata, viene eliminata, spinta verso l'esterno, ok? E il flusso di aria è attraverso il condotto principale, va bene? Quindi ho lo stesso identico funzionamento. Che cosa succede quando il pistone si avvicina ulteriormente? Tenete conto che questa sporgenza è dell'ordine di qualche centimetro, può essere 3, 4, 5 centimetri per avere un'idea. Quando praticamente questo nasello si sposta ulteriormente fino ad entrare nella cavità praticata sulla testata, va bene? Qui ci sono, qui c'è una guarnizione che deve garantire la tenuta, quindi una guarnizione del tipo a labbro orientata in questo modo, va bene?
quindi una guarnizione che è fatta, diciamo, ingrandita sostanzialmente in questo modo. Sto facendo un disegno zoomato. Come vedete c'è questo labbro, quindi questa è la guarnizione in sezione, e questo è il labbro. Che succede? Che quando qui ho dell'aria in pressione, ok, il labbro si apre, giusto? Cioè questo labbro viene spinto dalle forze di pressione verso l'esterno, e naturalmente questo labbro deve andare ad aderire con la parte interna della camicia, va bene? La parte interna della camicia del cilindro, e quindi garantisce la tenuta, ok? Perché la pressione apre il labbro che va ad aderire nella parte interna, e quindi naturalmente l'aria non può fluire, giusto? È una guarnizione di tipo unidirezionale. Ci siamo? Bene, se noi andiamo a considerare una guarnizione unidirezionale installata qui, è evidente che nel momento in cui il nasello, cioè il pistone, si avvicina e entra in contatto, provo a farlo tratteggiato, entra in contatto con la guarnizione, e naturalmente l'aria qui non passa più. Ci siete? L'aria non passa più, quindi non può più fluire attraverso il condotto principale, ma deve avere un percorso alternativo. Quindi noi che cosa andiamo a fare con questa soluzione tecnica? Intrappolare una quota parte dell'aria presente in quella camera per poterla utilizzare come ammortizzatore, e quindi evitare, come dicevo prima, l'urto diretto del pistone contro la testata. Va bene? Ecco, nel momento in cui ho intrappolato quest'aria, e quindi naturalmente qui non ho più il passaggio, come dicevo, attraverso il condotto principale, devo far passare l'aria da un'altra parte, perché comunque la devo eliminare, perché comunque devo raggiungere la posizione di fine corsa. Giusto? Ok. E allora qui viene realizzato un condotto più piccolo, una sorta di bypass in sostanza, condotto più piccolo che rappresenta una resistenza pneumatica bidirezionale regolabile con una vite, quindi riesco a strozzare di più o di meno con una vite con cui la regolazione può essere fatta naturalmente con un cacciavite, e quindi di conseguenza l'aria ha questo percorso alternativo che passa praticamente qui, cioè è obbligata a passare lì perché non c'è altro passaggio. L'altro passaggio è ostruito per la presenza della guarnizione al labbro, e quindi l'aria è costretta a fluire in questo modo, va bene? Attraverso questa resistenza. E naturalmente in maniera graduale qui viene raggiunta la posizione di fine corsa. Naturalmente questo lo dobbiamo vedere sezionato in questo modo. Allora, sembra che il problema sia stato risolto, va bene? Sembra che il problema sia stato risolto per quanto riguarda questa corsa, ma siccome per il funzionamento del cilindro pneumatico il pistone va in un verso e nell'altro verso, questo è il suo funzionamento, non può fare altro, e noi dobbiamo vedere anche se le cose stanno bene per quanto riguarda la corsa opposta, cioè la X, va bene? Quindi ipotizziamo che il pistone abbia raggiunto la posizione di fine corsa, cioè che sia arrivato a battuta qui, ok? Si pone il problema ora quando vado a ricommutare la valvola per ottenere lo spostamento X opposto e vedere se le cose stanno bene. E c'è qualcosa che non ci piace molto. Perché? Perché
perché praticamente in fase di alimentazione noi abbiamo che l'aria va ad agire su una sezione più piccola, ok? Quindi piuttosto che sulla sezione totale va ad agire su questa sezione che è la sezione del nasello, va bene? Ecco, questo non ci fa molto piacere, perché? Perché noi abbiamo già capito dall'equazione di equilibrio dinamico che noi abbiamo bisogno di un delta P star allo spunto che è maggiore di delta P, ok? Cioè delta P star è maggiore del delta P, per quanto dicevamo. Quella dello spunto deve essere maggiore. Quindi proprio quando ho bisogno di una forza motrice maggiore, perché poi questo è collegato sostanzialmente a questo contributo, che è l'unico contributo motore, e io non ho la S1, perché la S1 sarebbe questa, cioè la sezione del, la S1 naturalmente è phi al quadrato quarti, no? Dove phi è l'alesaggio, no? Quindi il diametro del pistone. Quindi se anziché avere il diametro esterno, che è quello più grosso, cioè il diametro del nasello, io perdo parecchio in termini di superficie e quindi di conseguenza in termini di forza, specialmente allo spunto dove ho anche questi altri effetti, perché anche dal punto di vista dell'attrito naturalmente ho l'attrito di primo distacco che è superiore rispetto all'attrito in condizioni dinamiche, no? Quindi ho la forza inerzia, ho l'attrito di primo distacco, quindi sto nella situazione peggiore in cui ho bisogno della forza motrice maggiore. Quindi naturalmente le cose vanno bene quando la corsa è verso sinistra, perché sono riuscito ad evitare l'urto diretto, ma ho qualche problema quando devo ottenere il movimento opposto. Bene, questo può essere risolto mettendo in parallelo una valvola di non ritorno a questa resistenza bidirezionale, va bene? A questa resistenza bidirezionale noi andiamo a mettere una valvola di non ritorno che può essere tecnicamente realizzata in questo modo con una pallina qui all'interno, e questo lo vado a sezionare come fatto prima, ok? Allora andiamo a fare questa parte più che tecnicamente, diciamo come rappresentazione simbolica circuitale. Abbiamo questa valvola di non ritorno che viene installata in parallelo con questa resistenza bidirezionale regolabile. Ecco, questo è il parallelo di cui si parla, va bene? Allora che cosa succede? Che quando il flusso è in questa direzione, quindi ho una portata verso lo scarico, sto ragionando della portata 1 associata alla camera 1, naturalmente qui ho questo parallelo, ma la valvola di non ritorno qui non passa aria, perché come vedete c'è un otturatore che funge al contrario, no? Quindi anche simbolicamente questo spiega il funzionamento della valvola di non ritorno. La valvola di non ritorno è come un diodo pneumatico, cioè consente il passaggio dell'aria in una sola direzione, non nella parte opposta. Quindi in questa direzione non passa, perché la pallina va contro la freccetta, capire anche il simbolo per ricordarlo, e quindi è costretta a passare qui. Quindi l'aria viene strozzata in maniera regolabile, perché io poi posso strozzare di più o di meno, in funzione di cosa? In funzione della massa che viene trasportata, perché naturalmente qui l'attuatore va a muovere un qualche cosa che ha una massa, quindi dipende dalla massa del carico esterno. Quindi se la massa è maggiore, naturalmente anche in relazione alla velocità, perché parliamo di quantità di moto e di energia cinetica, naturalmente devo strozzare di più, ok? Cioè devo intrappolare una maggiore quantità di aria per poter contrastare appunto l'effetto di una massa maggiore.
Quando invece il flusso è al contrario, cioè ho una Q con 1 diciamo di alimentazione, una Q con 1 primo, qui c'è un parallelo, quindi teoricamente l'aria può passare di qua, ma soprattutto può passare di qua perché ho il passaggio libero, giusto? E quindi in questa maniera noi possiamo riempire facilmente e quindi andare a spingere su tutta la sezione del pistone e quindi ripristinando le cose per quanto riguarda lo spostamento verso destra. Ok? Questa è la soluzione che viene normalmente adottata appunto nei cilindri pneumatici. Ecco, la rappresentazione simbolica di questo sul cilindro, perché dobbiamo imparare a leggere i simboli, è questa. Quindi noi riusciamo a capire dallo schema circuitale che il cilindro è munito di ammortizzatori pneumatici in questo modo, viene rappresentato in questo modo. Qui ci sono due rettangoli, ce ne potrebbe essere anche solo uno perché potrei avere l'ammortizzatore solo da un lato, ma solitamente è presente su entrambi i lati. Qui ci sono questi due rettangoli in aggiunta a quello rappresentante schematicamente il pistone, e qui c'è una freccia che sta ad indicare che sono regolabili. Sto parlando di un cilindro a doppio effetto. Va bene? Quindi quanto viene realizzato tecnicamente in questo modo poi viene rappresentato sullo schema circuitale in questo modo, naturalmente più compatto. Ok? Bene. E questo è un discorso che riguarda gli attuatori di cui vi volevo parlare. Ancora qualche informazione per quanto riguarda le guarnizioni, ok? Almeno per darvi un'idea. Le guarnizioni sono fondamentali perché noi giochiamo sui delta P, va bene? Se ci sono dei trafilamenti di aria e se le pressioni sono uguali, non ho delta P, non ho forza motrice, non funziona niente. Quindi è di fondamentale importanza garantire le tenute al fine di garantire il corretto funzionamento del cilindro. Dove sono presenti queste guarnizioni? Le guarnizioni sicuramente qui nel contatto tra il pistone e la camicia, la parte interna della camicia è lavorata diciamo molto bene, con delle tolleranze strette, quindi molto lucida, per appunto garantire le tenute. Quindi noi dobbiamo garantire le tenute, ma dobbiamo in qualche modo evitare il contatto metallo su metallo, perché se noi abbiamo contatto metallo su metallo si riga la camicia e quindi naturalmente in quelle striature, in quelle rigature trafila l'aria. Parliamo di aria, ma se parlassimo di olodinamica naturalmente è lo stesso discorso, anche se in quel caso il fluido di lavoro è rappresentato dall'olio piuttosto che dall'aria, va bene? Ma il ragionamento è lo stesso. Quindi nel contempo dobbiamo garantire la tenuta, ma dobbiamo anche evitare il contatto metallo su metallo. Perché il contatto metallo su metallo? È perché praticamente se noi qui prolunghiamo appunto lo stelo, qui nella parte esterna, questo è il punto di aggancio dell'attuatore con il carico, quindi ci sarà qui un meccanismo, ci sarà un leveraggio, ci sarà un bilanciere di un quadrilatero, va bene? E quindi chi ci dice che il carico risulta essere perfettamente assiale? Non lo sarà quasi mai perfettamente assiale, ok? Quindi noi alla fine qui che cosa abbiamo? Abbiamo un carico che avrà un certo orientamento, ma sicuramente non è perfettamente assiale, che viene ricavato dall'analisi statica e dinamica, diciamo, del meccanismo che va ad inglobare anche l'attuatore, no? Per poter ricavare queste forze. Quindi questa è per esempio la forza esterna totale. Questa forza esterna totale è naturalmente presenta una componente radiale ed una componente assiale,
questa è la componente radiale e questa è la componente assiale. Ok? Solitamente questo è quello che abbiamo. Allora, per quanto riguarda la componente assiale, questa rientra in questo equilibrio dinamico, ok? Per quanto riguarda la componente radiale, naturalmente l'equilibrio deve essere comunque garantito. Ecco, ma siccome qui, lo faccio schematicamente, abbiamo naturalmente l'altra testata, ok? Quindi non abbiamo un solo punto di appoggio, ma abbiamo l'appoggio sulla testata attraversata dallo stelo del cilindro e poi abbiamo l'appoggio qui. Naturalmente la tenuta deve essere garantita anche qui. Ma dal punto di vista meccanico alla fine ci troviamo davanti che qualcosa che somiglia come schema statico ad una trave appoggiata, in effetti, giusto? Una trave appoggiata con uno sbalzo, quindi un qualcosa di questo tipo. Va bene? Quindi abbiamo uno sbalzo con questo carico radiale. Va bene? Istante per istante, naturalmente. Poi ovviamente questi appoggi cambiano di posizione e mano a mano che il pistone si sposta. Ok? Quindi questo pistone si sposta e quindi naturalmente cambia la luce. Ma istante per istante noi abbiamo queste reazioni, se questo è A e questo è B, quindi avrò una R e B e qui avrò una R A. Ecco, qualitativamente questo serve soltanto per capire che naturalmente una componente radiale qui comporta la presenza di una componente radiale qui, quindi perpendicolare al moto relativo, e qui abbiamo un'altra componente radiale perpendicolare al moto relativo, che quindi induce un contatto metallo su metallo. Va bene? Allora, nella parte anteriore qui abbiamo solitamente una boccola, ok? Una boccola quindi di materiale più tenero che si accoppia con lo stelo del cilindro, e qui il discorso è diverso perché ho una parte interna della camicia molto levigata, però devo evitare il contatto metallo su metallo. Metallo su metallo perché, avendo solitamente a che fare con guarnizione al labbro, la guarnizione al labbro ha questa parte flessibile, cedevole, quindi non regge niente in senso radiale, ok? Garantisce la tenuta, ma non regge nulla. Ecco, questo è il motivo per cui c'è un pacco guarnizioni del pistone che solitamente vengono cambiate tutte insieme a pacco, specialmente nei cilindri olodinamici di notevoli dimensioni, in cui nella parte centrale abbiamo un pattino che è una sorta di anello di materiale plastico fatto in questa maniera. Poi qui abbiamo una parte della guarnizione al labbro e qui ce n'abbiamo un'altra perché, come detto, trattandosi di una guarnizione unilaterale, e naturalmente per garantire la tenuta da entrambi i lati ovviamente ne devo mettere due contrapposte, ok? Quindi quando la pressione agisce da destra verso sinistra lavora questa guarnizione, ok? Quando invece la pressione è al contrario, nel moto inverso, lavora quest'altro labbro dell'altra guarnizione opposta. Ecco, in aggiunta a queste guarnizioni unidirezionali contrapposte viene messo anche questo pattino, perché questo è il pattino che garantisce il contatto con la camicia. Va bene? Il contatto con la camicia, e quindi naturalmente questo evita il contatto diretto metallo su metallo e quindi di conseguenza il pericolo di rigatura del cilindro con conseguenti pericoli di trafilamenti di aria e quindi di compromissione dell'intero funzionamento dell'attuatore. Va bene? Queste sono delle considerazioni
diciamo, relative agli attuatori, in particolare al cilindro pneumatico. Ecco, ora ci spostiamo subito, nell'analisi della valvola di azionamento, perché l'attuatore da solo naturalmente non può funzionare se non ha un opportuno dispositivo di azionamento. Il dispositivo di azionamento in questo caso è rappresentato dalle valvole. Ecco, per concludere, per quanto riguarda gli attuatori, dal punto di vista della scelta dell'attuatore dal catalogo tecnico, naturalmente ferma restando la pressione di alimentazione di 6 bar, che è uno standard per i sistemi automatici ad azionamento pneumatico, e la scelta ricade su che cosa? Sull'alesaggio. Va bene? Quindi maggiore la forza, più grande deve essere la φ, cioè il diametro, cioè l'alesaggio. Va bene? Invece la corsa non influisce su questo parametro, entra invece in gioco per quanto riguarda l'accoppiamento del cilindro all'opportuno meccanismo, va bene? E quindi viene integrato questo discorso con quello che è appunto la sintesi cinematica del meccanismo. Quindi la corsa è un parametro geometrico che è legata alla specifica applicazione e che poi porta in causa, per la verità, eventualmente un problema che è il problema del carico di punta. Carico di punta è un fenomeno di instabilità dell'equilibrio elastico che si verifica a compressione. Siccome abbiamo a che fare con uno stelo che è un corpo snello, quindi di sezione piccola ma allungata, nel momento in cui è soggetto a compressione è chiaro che può verificarsi l'instabilità dell'equilibrio elastico, cioè il fenomeno del carico di punta. E allora lì dobbiamo fare attenzione appunto a non ricadere su questo problema, altrimenti il funzionamento non è corretto. Quindi la corsa è legata al cinematismo, ma con il limite massimo legato a sua volta al problema del carico di punta. Va bene? Mentre per quanto riguarda la forza dobbiamo fare riferimento all'alesaggio. L'alesaggio, per la verità, si porta presso un altro aspetto che è quello noto come il consumo d'aria. Va bene? Consumo d'aria che naturalmente è collegato alle caratteristiche del sistema di alimentazione, perché il sistema di alimentazione, cioè l'impianto di distribuzione dell'aria compressa, deve essere tale da garantire quella pressione di alimentazione costante con un opportuno regolatore di riduttore di pressione, ma anche la portata richiesta. Siccome queste sono delle portate discrete, perché io riempio un volume e ne scarico un altro, poi ne riempio un altro e ne scarico un altro ancora, quindi è discontinuo il consumo d'aria. Va bene? Questo è il motivo per cui viene calcolato questo come consumo d'aria in relazione anche alla frequenza di funzionamento, eccetera. Questo è per darvi un cenno delle problematiche connesse anche a FIA, alla corsa, perché se io ho un diametro grosso e una corsa grande, ho dei volumi grandi. I volumi grandi li devo riempire con una maggiore quantità di aria, quindi è ovvio che consumo più aria, giusto? E quest'aria dove la prendo? Dal sistema di alimentazione, e il sistema di alimentazione deve essere tale da garantirmi questo, altrimenti non funziona, ok? Benissimo, ritorniamo alle valvole. Allora, parliamo di valvole di potenza, parliamo di valvole direzionali. Ecco, come abbiamo accennato nello spiegare il funzionamento del cilindro doppio effetto, abbiamo considerato la situazione in cui una camera è in pressione e l'altra in scarico, e poi la situazione di commutazione in cui i ruoli si invertono, quindi la camera che era in alimentazione va in scarico, quella in scarico va in alimentazione. Ma chi svolge questa funzione? La valvola, che deve essere in grado di dirigere il flusso dell'aria da una parte o dall'altra. Ecco. Dal punto di vista simbolico, le valvole vengono rappresentate in questo modo. Allora, abbiamo dei quadratini e ciascun quadratino corrisponde ad una posizione di lavoro. Perché? Perché noi stiamo parlando di valvole digitali, non valvole continue. Quindi valvole che rientrano in un contesto digitale, un contesto on-off. Quindi la valvola o è chiusa o è aperta, va bene.
oppure viene diretto il flusso di aria dall'alimentazione verso la porta, come vedremo, 4 o verso la porta 2. Questo è quello che riesce a fare una valvola digitale. Va bene? Andiamo a vedere. Questo è il quadratino che corrisponde ad una posizione di lavoro. Parliamo direttamente di una valvola 5-2, si indica in questo modo, non è 5 mezzi ma è 5-2, vuol dire 5 vie, 2 posizioni di lavoro. 2 posizioni di lavoro vuol dire 2 quadratini, quindi noi dobbiamo imparare a leggere il simbolo, perché se sappiamo leggere il simbolo siamo in grado di assemblare il circuito, altrimenti è tutt'altro che banale. Allora, se parliamo di una 5-2, ho nella prima posizione di lavoro un quadratino e ho 5 bocche, che sono sempre le stesse, è uno standard. Allora, la porta di alimentazione è quella centrale e si indica con 1, sempre. Il simboletto compatto dell'alimentazione, questo cerchietto col puntino, questo è 1, l'alimentazione. Dopodiché ho 2 scarichi, con i numeri dispari, 3 e 5, va bene? Quindi questo è 3 e questo è 5. Le porte di uscita sono indicate con i numeri pari e quindi qui abbiamo l'uscita 2 e l'uscita 4. Va bene? Quindi sulla parte esterna della valvola io vedo questi raccordi. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 5 fori, fori filettati dove ci vanno naturalmente i raccordi per il collegamento delle tubazioni. Va bene? E devo leggere il simbolo perché devo sapere che questo è sempre l'alimentazione. 3 e 5 sono sempre gli scarichi, 2 e 4 sono le uscite. Perché? Perché sto parlando di una valvola 5-2. Va bene? Ok. E adesso devo andare a rappresentare le connessioni interne, le connessioni interne che corrispondono a quella posizione di lavoro, va bene? E per esempio andiamo a considerare la connessione di 1 con 2, 4 è collegato con lo scarico e la 3 è tappata. Ok? Quindi questa posizione di lavoro, per esempio, pone in connessione l'alimentazione con 2, 4 con lo scarico e 3 tappato. Questa è una posizione di lavoro. Siccome sto parlando di una valvola a 2 posizioni di lavoro, qual è l'altra posizione di lavoro? È in cui se questa è in alimentazione e questa è in scarico, si inverte il discorso, no? Quindi la 4 deve andare in alimentazione e la 2 deve andare in scarico. E quindi questo viene rappresentato con un altro quadratino disegnato, affiancato al primo, in questo modo, dove ho ancora, attenzione, sempre 2, 4, 3, 1, 5, ho sempre gli stessi, perché è una fotografia in un istante diverso, cioè corrisponde alla seconda posizione di lavoro, ma le bocche sempre 5 sono, cioè se voi andate a prendere la valvola trovate sempre 5 bocche. Ok? Ma le connessioni sono diverse, quindi la 4 ora va in alimentazione, 5 è tappato e 2 va in scarico. Ecco qua. Come vedete, io non rappresento nuovamente alimentazione e scarico sull'altra posizione. Questo cosa vuol dire? Che questa è la posizione di lavoro in quell'istante, cioè nella condizione di riposo. Va bene? Quindi questa è quella effettiva che corrisponde a quello particolare stato circuitale. Bene, ma come faccio ad ottenere l'una o l'altra posizione di lavoro? La valvola a sua volta deve avere un comando. Ok? Quindi queste sono le connessioni di potenza, ma la valvola deve essere comandata. Come? In vario modo. Possiamo avere un comando manuale, un comando meccanico, un comando cromatico, un comando elettrico, diverse tipologie di comando. Partendo con il caso più semplice, quello cromatico, qui abbiamo il comando. Come si rappresenta questo comando? Come lo leggo? Perché lo leggo proprio sul simbolo della valvola. Qui ho 1, 2,
che non è 12, è 1, 2, quindi vuol dire che l'alimentazione è connessa con 2. Quando io do questo comando, 1 si connette con 2. Quest'altra posizione di lavoro corrisponde invece al comando 1, 4, perché vuol dire che l'alimentazione va su 4. Quindi, come vedete, io ho 5 bocche di potenza più 2 cromatiche, quindi ho 7 raccordi. E quindi se non leggo il simbolo, non è che posso andare per tentativi. Quindi è molto importante. Va bene? Ok, abbiamo parlato di comando delle valvole, questo è lo schema, nel caso un comando pneumatico. Possiamo avere diversi tipi di comandi, ne rappresento qualcuno, per esempio comando manuale con pulsante così, rappresento solo la parte che ci interessa. Posso avere un comando meccanico a rotella, utilizzato per esempio nei fili corsa ad azionamento meccanico, ok? A rotella. Posso avere, come già fatto, un comando pneumatico, posso avere un comando elettrico, come vedremo, ad azionamento diretto, rappresentato con una bobina. Quindi leggendo qua io capisco che il comando è elettrico e che quindi ho a che fare con una elettrovalvola. Va bene? E ne posso avere tanti altri. Ok? Qui posso avere il comando a leva, eccetera, eccetera. Ok, o il comando a pedale meccanico, per esempio. Ecco, a questo punto voglio fare alcune considerazioni per quanto riguarda la forza di azionamento, cioè di comando della valvola. Perché questa è la valvola, io la devo comandare, abbiamo capito, no? Quindi ho il comando 1-2 e il comando 1-4, se ho a che fare con una valvola bistabile. Qualche volta posso avere a che fare con una valvola unistabile, e quindi vorrà dire che da un lato ho la molla, ok? Una cosa è certa, che io comunque qua devo applicare la forza di azionamento. Se è manuale ho la forza qui, forza manuale, e comunque ho una forza, poi spiegata in maniera meccanica, in maniera elettromagnetica, con una molla, come volete, ma comunque ho una forza di azionamento, ok? La forza di azionamento è collegata anche alle caratteristiche costruttive della valvola, perché la valvola può essere, dal punto di vista costruttivo, solitamente a otturatore o a cassetto. Che vuol dire? Vuol dire che se questa è una porta della valvola, ecco, la soluzione ad otturatore è questa. Cioè vuol dire che c'è un elemento mobile all'interno della valvola che si muove in asse con la bocca, ok? Cioè questo è il movimento della parte mobile presente all'interno della valvola. Questa è la soluzione a otturatore. Una soluzione alternativa a questa è la soluzione a cassetto. Nella soluzione a cassetto abbiamo qualcosa di questo genere. Questa è la porta di uscita della valvola e l'elemento mobile presente all'interno della valvola è, per esempio, schematizzabile in questo modo. Non a caso si chiama cassetto, no? Cioè c'è proprio il movimento di un cassetto rispetto alla porta di uscita. Quindi vedete che il movimento è perpendicolare all'asse della bocca di uscita, ok? O di connessione con l'esterno, può essere anche di alimentazione. Il movimento di questo tipo, e qui abbiamo una soluzione a cassetto dal punto di vista costruttivo. Questo rappresenta il telaio della valvola, cioè il corpo valvola, come qui in questo caso. Ecco, da queste soluzioni costruttive noi possiamo dedurre subito alcune considerazioni che sono collegate sia alla portata transitante sia
alla forza di azionamento di cui accennavo prima. Ecco, vedete qui che naturalmente qui riesco ad avere delle portate maggiori, tant'è vero che i riduttori di pressione che stanno a monte di qualsiasi macchina, riduttore e regolatore di pressione come elemento dei gruppi trattamento aria, quindi del gruppo FRL, stando a monte dell'intera macchina ad azionamento automatico, tutta la portata passa lì e poi viene diramata nei singoli attuatori, giusto? Quindi il grosso della portata passa lì, quindi il riduttore regolatore di pressione ha una soluzione ad ultimo tutto. Perché? Perché consente il passaggio di una portata più grande, e lo capiamo bene, no? Perché qui abbiamo l'intersezione dal punto di vista geometrico di due cilindri, perché questa qui è una parte cilindrica, la parte interna, e poi c'è un foro con un asse perpendicolare a questo, l'intersezione di due cilindri, quindi l'intersezione viene una sorta di fagiolo se andate a fare la costruzione geometrica, quindi la sezione di passaggio è proprio geometricamente inferiore a questa, dove la becco tutta, che è una sezione di passaggio piana, no? Okay. Però questo è un vantaggio della soluzione all'otturatore rispetto a quella a cassetto. Però nella maggior parte dei casi, delle valvole di potenza, noi abbiamo delle valvole a cassetto piuttosto che all'otturatore. Perché? Perché questo discorso è legato alla forza di azionamento. Perché capite bene che in questo caso, se immaginate questa sia la porta di alimentazione, qui arriva l'aria, spinge, ok? Quindi naturalmente per garantire la chiusura c'è per esempio una molla di contrasto che deve avere una rigidezza elastica sufficiente per garantire la chiusura, perché quello spinge e tende ad aprire. Il ragionamento è diverso qui, perché vedete che qui le pressioni sono normalmente bilanciate, ok? E quindi questo comporta, diciamo, delle portate inferiori ma delle forze di azionamento più contenute, va bene? E allora, se non abbiamo l'esigenza di cui si parlava prima, come nel caso del riduttore di pressione, dove tutta la portata della macchina passa lì e quindi l'aspetto della portata è prevalente sull'azionamento, nel caso delle valvole di potenza del singolo cilindro si preferisce la soluzione a cassetto, perché mi dà una forza di azionamento inferiore, perché le pressioni sono sostanzialmente autobilanciate, va bene? Ecco, tenete conto che questo discorso è molto importante sul consumo energetico complessivo, perché normalmente, specialmente diciamo nell'automazione flessibile, noi abbiamo dei sistemi elettropneumatici, quindi azionamento pneumatico ma la parte di comando è elettrica. Perché? Perché la parte di comando è solitamente rappresentata da un PLC, quindi da un controllore o da un computer, quindi comunque un controllore elettrico elettronico, va bene? Quindi la bobina rappresenta l'elemento di interfaccia tra la tecnologia elettrica, che corrisponde alla parte di comando. Perché? Perché avendo a che fare con la parte elettrica noi possiamo utilizzare la programmazione, possiamo fare quello che vogliamo, quindi sicuramente è preferibile rispetto ad una soluzione cablata pneumatica o cablata elettromeccanica, cosa che siamo in grado di fare e di progettare, ma naturalmente perdiamo di flessibilità e perdiamo sostanzialmente di flessibilità. Ok, ma attenzione, perché per ogni cilindro noi abbiamo una valvola di azionamento di questo tipo, che solitamente è doppio effetto, cioè scusate, di doppio effetto è bistabile elettrica, cioè ho due bobine per ogni cilindro, giusto? Per ogni valvola che a sua volta aziona un cilindro. Ecco, qui mi rifaccio a quanto abbiamo studiato in questo corso, cioè progettazione di meccanismi. Quindi attenzione, perché se noi andiamo a frazionare il movimento, a decomporre il movimento con un certo numero di cilindri, da un certo punto di vista è più semplice, ok?
okay, rispetto al progetto di un meccanismo ad hoc, magari ad un grado di libertà che mi consente di ottenere lo stesso movimento o qualcosa di simile. Ma qual è lo svantaggio, per esempio? Lo svantaggio è di natura energetica, prima di tutto, oltre che in termini di affidabilità, perché chiaramente più il sistema è complicato, maggiori sono le probabilità che si rompa qualcosa. Basta un fine corsa che si inceppa e il sistema si blocca. Va bene? Ma ritorniamo all'aspetto energetico, perché l'aspetto energetico è collegato alla forza di azionamento. Ecco, qui abbiamo bisogno di bobine, quindi due bobine per ogni cilindro. Se io ho 10 cilindri, ho 20 bobine. Se la forza di azionamento è alta, mi serve la bobina più grande, cioè la potenza della bobina, che anziché essere 2 watt e mezzo, per esempio, deve essere più grande. Ok? Ma se voi moltiplicate per ogni macchina, noi possiamo avere a che fare con centinaia di bobine. E quindi quel risparmio apparentemente irrisorio sulla singola bobina diventa consistente nel momento in cui abbiamo a che fare con 100 o anche 1000 bobine. E se voi immaginate un'intera linea automatica basata su sistemi elettropneumatici, non sto esagerando. Ok? Bene. E allora, molto spesso io non ho un azionamento diretto, ma ho un azionamento indiretto per abbassare appunto il consumo energetico e per abbassare la forza di azionamento. Come si fa? Con un pilotaggio, cioè con una valvola pilota che svolge la funzione di amplificazione della forza. Quindi io contengo la dimensione del circuito elettromagnetico, cui daremo qualche cenno più tra poco, e effettuo l'amplificazione con una valvola. Ok? Come si fa? Beh, c'è un'altra valvola integrata qui dentro, una valvoletta piccola che svolge la funzione di azionamento cromatico. Va bene? E allora, come si può realizzare? Se questa è la valvola principale, questo comando rimane pneumatico e qui vado ad inserire, qui vi rappresento il simbolo, vado a rappresentare una valvola 3-2 unistabile ad azionamento elettrico. Quindi qui c'è la bobina, qui ho per esempio questa posizione di lavoro, quindi questo è 1, 3, 5, 2, 4, questa posizione di lavoro, immaginiamo, anzi facciamo una cosa, quindi questo lo facciamo così, porto l'alimentazione di qua, questa la faccio diventare unistabile, in modo che la posizione normale di funzionamento è questa, quindi ho 3, 5, 1, 2, 4, ok, e questa è quella di azionamento, così la metto solo da un lato. Qui ho una 3, 2 unistabile, quindi normalmente questa è in scarico e qui ho un'alimentazione che viene derivata da questa, e questa va così, eccola qua. Allora, questa è una valvola 5-2, questa è una valvola 3-2, 3-2 unistabile, 5-2 unistabile. Quindi ho l'azionamento diretto sulla 3-2 unistabile, quando commuta qui passa aria e quindi commuta quest'altra, ma la commutazione della valvola di potenza viene determinata dal comando pneumatico, non dal comando elettrico. Quindi io sfrutto la stessa area di alimentazione di questa che diventa la valvola di pilotaggio. Perché questo ragionamento? Come dicevo prima, per contenere la forza di azionamento e quindi contenere il consumo energetico, perché questo mi consente di mettere la bobina più piccola.
piuttosto che la bobina montata direttamente qui. Ci siete? Ecco, questo è il ragionamento. Dal punto di vista, questa è una rappresentazione simbolica esplosa per capirne il funzionamento, che è abbastanza vicino alle caratteristiche costruttive. Naturalmente questo viene rappresentato in maniera compatta sul circuito, perché io devo sapere se la valvola c'è il pilotaggio o no. Se io mi trovo davanti il circuito della macchina, come faccio a saperlo? Cioè, o vado a smontare la valvola, e come lo rappresento? In maniera più compatta. Cioè in questo modo. Ecco, si disegna in questo modo. Con questa specie di freccetta che rappresenta in qualche modo l'amplificazione, va bene? Quindi questo è il simboletto che riguarda il pilotaggio, va bene? E qui c'è la bobina. Se tolgo questo e metto direttamente la bobina, vuol dire che è ad azionamento diretto, però mi devo aspettare che la valvola è più grossa, scusate, la bobina deve essere più grande, va bene? Ok, questo è un altro aspetto. Quindi aspetto funzionale, l'aspetto legato al comando, alla forza di azionamento e al pilotaggio. A questo punto ci sono altri due aspetti fondamentali che ci portano a fare alcune considerazioni di carattere teorico. Teorico, ma sempre con un occhio all'applicazione pratica. Perché, diciamo, il corretto funzionamento dell'attuatore è determinato dalla valvola che ha queste caratteristiche. Quindi prima di tutto l'aspetto funzionale, perché se ho un cilindro doppio effetto mi serve una valvola 5.2, se ci metto una 3.2 non va bene, oppure devo mettere due 3.2, una per gestire una camera e una per gestire l'altra camera, ok? Altrimenti in maniera compatta una 5.2. Questi sono aspetti funzionali, ok? Non dimensionali, funzionali. Considerazioni legate all'azionamento, l'abbiamo già detto, ma ci sono altri due aspetti fondamentali, uno di natura statica come comportamento a regime, e un altro come comportamento dei transitori, quindi di natura dinamica, vale a dire portata transitante e tempi di risposta, cioè quanto ci mette la valvola ad aprirsi. Perché questi tempi di risposta chiaramente si sommano nell'intera macchina e questo comporta cosa? La durata del ciclo. Quindi non è un aspetto, diciamo così, divertente solo di natura tecnica, ha delle conseguenze pratiche importanti, perché cosa ci chiedono a noi ingegneri? No? Di ridurre il ciclo della macchina in modo tale da aumentare la produzione, essere più veloci. Per fare questo è chiaramente i singoli componenti devono essere componenti veloci, e siccome la valvola è un elemento dell'intero sistema può rappresentare il collo di bottiglia, perché se non ce la fa, io col comando, col PLC posso dire quello che voglio, ma la valvola ha una sua costante di tempo complessiva che è quella che è legata a che cosa? Al suo DNA, cioè vale a dire al suo progetto meccatronico, come è fatto, va bene? Allora andiamo a considerare nel dettaglio questi due aspetti. Ripeto, portata transitante, poi ci sono curve che trovate sui cataloghi tecnici, ok? E i tempi di risposta, che sono valori che trovate sui cataloghi tecnici e che quindi dobbiamo saper leggere, va bene? Naturalmente da ingegneri abbiamo anche una chiave di lettura, anche teorica, va bene? Allora andiamo a vedere il problema della portata transitante. Sposto di qua. Il problema della portata transitante. Allora, qui dobbiamo tenere in conto che noi abbiamo a che fare con la pneumatica. La pneumatica utilizza aria, l'aria è un fluido comprimibile. In realtà è una miscela di gas, okay, ma una miscela di gas biatomici, quindi sostanzialmente ossigeno azoto, quindi complessivamente lo possiamo considerare come un gas biatomico, no? Quindi teniamo a mente questo aspetto
per quanto riguarda qualche considerazione di natura termodinamica che spunta fuori. Trattandosi di un fluido comprimibile, noi abbiamo inevitabilmente a che fare con il raggiungimento delle condizioni soniche. Noi spesso raggiungiamo, quasi sempre, le condizioni soniche. Quindi dobbiamo sapere perché la curva di portata ha una certa forma. Questa forma, ripeto, la vediamo sui cataloghi tecnici, Quindi, però, dobbiamo, ripeto, sapere quali sono i fondamenti teorici. I fondamenti teorici sono legati al fatto che abbiamo un fluido comprimibile. Il fluido comprimibile può raggiungere le condizioni soniche. E allora, visto che abbiamo subito sparato questo concetto, facciamo qualche brevissimo richiamo per capire come stanno le cose. Noi sappiamo che la velocità del suono è in qualche modo legata alla derivata, se vi ricordate, di dP in ρ, cioè le variazioni di pressione rispetto alle variazioni di densità. E da qui già capiamo subito una cosa, terra-terra, che come vedete abbiamo la variazione di densità, ma se noi avessimo a che fare con un liquido, che possiamo ritenere in prima approssimazione incomprimibile, va bene? E qual è l'equazione di stato del liquido? Sostanzialmente che ρ è costante, giusto? Ma se ρ è costante, questo differenziale qui è uguale a 0. Se questo differenziale è 0, C tende all'infinito. Quindi quando noi abbiamo a che fare con un liquido che ρ è costante, all'incirca costante, capiamo subito che C tende all'infinito, il che vuol dire che non raggiungiamo le condizioni soniche perché sono alte, no? È un numero grande, va bene? Quindi se noi per esempio consideriamo un esempio banale, cioè quando innaffiamo i fiori con il tubo dell'acqua, cosa si fa? Se noi strozziamo un'estremità, naturalmente otteniamo un gelo convergente. Quindi praticamente restringiamo la sezione di passaggio per l'equazione di continuità che deriva dalla conservazione della massa per i sistemi aperti. Che cosa abbiamo? Abbiamo che naturalmente aumenta la velocità, giusto? Per la costanza della portata massica, che in questo caso diventa anche volumetrica perché la densità è costante, quindi ho un aumento della velocità. Quindi il getto, la gittata, aumenta. Se noi stringiamo ancora di più, aumenta ancora di più, ma non raggiungiamo le condizioni soniche, no? In maniera semplice questo può essere giustificato da questo discorso. Se poi prendiamo il tubo dell'aria del compressore, viceversa, stringendo aumenta la velocità, a un certo punto fischia, quindi vuol dire che raggiungiamo le condizioni soniche. Perché? Perché il fluido è comprimibile, va bene? Poi si dimostra in altro modo che nel caso di gas ideale, cioè considerando l'aria come un gas ideale, trasformazione adiabatica isoentropica, vedi, nelle condizioni più ideali possibili, in qualche modo questa diventa C uguale alla radice di KRT, quindi è funzione della temperatura assoluta, dove K è il K, diciamo, dell'adiabatica, quindi il rapporto dei calori specifici pressione volume costante, R è la costante dell'aria. Comunque la cosa importante è che dipende soltanto dalla temperatura. A temperatura ambiente, per quanto riguarda l'aria, la velocità del suono sappiamo che è all'incirca 340 metri al secondo. Va bene? Queste sono delle informazioni di carattere generale, più che altro dei richiami, perché noi dobbiamo averci a che fare, perché quando andiamo a vedere le curve di portata e parliamo di raggiungimento di condizioni soniche, dobbiamo sapere da dove viene fuori. Va bene? Allora, andiamo ora a rappresentare subito questo diagramma e ci ragioniamo sopra. Allora, se io vado a rappresentare in un grafico la portata volumetrica, questo non deve sembrare strano, diciamo è più comodo parlare di portata volumetrica, anche se a rigore per i fluidi comprimibili insomma non è perfettamente corretto, ma parliamo di portata volumetrica in condizioni standard di pressione e temperatura, quindi parliamo di normal litri al minuto, quindi definendo le condizioni standard questo ci autorizza, diciamo, in qualche modo a parlare di portata volumetrica piuttosto che di portata massima, va bene?
Quindi qui abbiamo i normal litri al minuto, va bene? Qui abbiamo una pressione di valle e qui abbiamo una pressione di monte che è costante. Quindi ipotizziamo che la pressione di monte sia costante. Ecco, qual è il grafico della portata? Il grafico della portata, se questo è 0,0 considerando pressioni assolute, quando la pressione di valle è uguale a quella di monte, naturalmente il delta P è 0, quindi la portata è nulla, giusto? Nel momento in cui abbasso la P di valle, nasce un delta P, nasce una portata. Ma questo legame è non lineare, fortemente non lineare. Questo vale anche nei liquidi, ma a maggior ragione per l'aria, perché è un fluido comprimibile, quindi oltre a essere non lineare abbiamo anche una discontinuità nel passaggio dalle condizioni subsoniche a quelle soniche. E questo è quello che accade. Quello che accade, quindi, abbiamo un andamento di questo tipo nel tratto di comportamento subsonico e poi abbiamo, ben noto, stallo della portata in condizioni soniche. In realtà le condizioni si raggiungono qui e questa è la pressione critica del raggiungimento delle condizioni soniche. Ecco, vedete che questo aspetto del raggiungimento delle condizioni soniche è un aspetto, diciamo, non molto piacevole, perché come vedete la portata subisce uno stallo, ok? E quindi dobbiamo tener conto di questo fatto, perché con questo delta P io arrivo alla portata sonica, aumentando il delta P c'ho la portata sonica, cioè non sale più. Questo può apparire strano, no? Perché io aumento il delta P, quindi mi aspetto un conseguente aumento della portata, perché aumenta la velocità, parità di sezione, aumenta anche la portata. E invece no, invece no. E questo si verifica sperimentalmente, succede esattamente questo. Ed è legato a che cosa? È legato proprio al raggiungimento delle condizioni soniche. È legata al raggiungimento delle condizioni soniche, spiegandolo in maniera semplice, per richiamare dei concetti, se volete, in maniera diversa, in maniera un po' più pratica. Ecco, se noi abbiamo praticamente un condotto, qualitativamente che cosa possiamo dire? Se noi qui abbiamo una sezione di monte, sezione 1, e qui abbiamo una sezione di valle, che è la sezione 2, a parità di pressione di monte qui, perché c'è un qualche cosa tipo un riduttore di pressione che è in grado di garantire la pressione di monte anche con valori diversi di portata, no? Perché la portata rappresenta un disturbo sul componente per quanto riguarda la regolazione della pressione, ma il componente è in grado di farlo entro certi limiti, naturalmente. Quindi supponiamo che qui è una P di monte costante, quindi qui siamo tranquilli, è costante. Qui nella sezione di valle, nel momento in cui io apro e chiudo un rubinetto, diciamo rubinetto, insomma, una resistenza pneumatica, creo una perturbazione. Ma la perturbazione si propaga nel mezzo alla velocità del suono. Se qui consideriamo una tubazione, quindi praticamente una situazione unidimensionale, va bene? La perturbazione va in una sola direzione, giusto? Quindi qui ci sono delle onde di pressione che sono legate alla propagazione della perturbazione che vanno in tutte le direzioni. Se consideriamo una situazione monodimensionale, chiaramente le direzioni sono due, uno sopra e uno sotto. Quindi si propaga verso valle e si propaga verso monte, con una velocità che è la velocità del suono, C e C. Ma attenzione, in condizioni statiche succede questo, bene? Ma se io mi trovo in condizioni dinamiche, e noi ci troviamo in condizioni dinamiche perché abbiamo una portata transitante, ok? Quindi ho un moto di trascinamento che è legato al movimento della corrente, quindi ho V,
ma ho la perturbazione che risale a una velocità che è la velocità del suono, che è caratteristica del mezzo. Va bene? Per esempio i 340 metri al secondo di cui si parlava, se siamo a temperatura e a pressione ambiente. Va bene? E capite bene che queste due sono opposte, sono grandezze vettoriali, sono delle velocità, quindi si può creare una situazione tale in cui queste due diventano uguali. Va bene? Quindi, se io aumento la velocità, a un certo punto aumento questa V, questa è costante, ma questa aumenta, a un certo punto può diventare uguale a questa. Se diventa uguale a questa, che succede? La perturbazione non sale più, non riesce a risalire la corrente. Ok? Perché la velocità di risalita è inferiore alla velocità della corrente stessa. Quindi a un certo punto io continuo ad aumentare il delta P, ma a monte non arriva niente. Ok? Non arriva niente. E questo comporta questo stallo della portata. Perché vuol dire che abbiamo raggiunto le condizioni soliche. Quindi le variazioni delle condizioni di valle non sono più percepite a monte e di conseguenza la portata rimane quella che è. Ok? Bene, abbiamo dato una spiegazione un po' qualitativa, ma in qualche modo riusciamo a portare avanti il discorso con una certa logica. Bene, dal punto di vista delle equazioni, perché questo discorso poi può comportare una modellazione dei circuiti cromatici e quindi diciamo un approccio, consentitemi, insomma, di livello superiore a quello prettamente tecnico. Allora, questo ramo può essere e viene solitamente approssimato con un arco di ellisse. C'è una normativa riguardo, la ISO 6358, che ci dice cosa e come fare, quindi una normativa internazionale. Okay. Quindi questa è approssimata con un arco di ellisse. E allora, evitando quanto possibile di imparare a memoria, andiamo a scrivere l'equazione di questa ellisse e ricaviamo di conseguenza l'equazione della portata nel tratto subsonico. Quindi che cosa succede? Succede che Q diviso la portata sonica, che è C picon M KT, che è il coefficiente di temperatura, tutto elevato al quadrato, più la pressione di valle diviso questo semiasse dell'ellisse, che è uguale a Pm meno P critico, ma P critico è BPm, quindi Pm per 1 meno B, dove, scriviamolo qui, dove B rappresenta il rapporto critico delle pressioni. Quindi pressione critica di raggiungimento delle condizioni soniche diviso la pressione di monte. Si chiama rapporto critico delle pressioni. Qui avrò un P di valle meno PMB, tutto questo elevato al quadrato uguale a 1. Questa è l'equazione di questa ellisse, che naturalmente è traslata in questo punto. Va bene? Allora, se andiamo a sviluppare questa, che cosa otteniamo? Allora, abbiamo Q diviso Cpm Kt al quadrato, che è uguale ad 1 meno, qui metto in evidenza P con M, che moltiplica P di valle diviso P con M meno B diviso P con M per 1 meno B, tutto questo elevato al quadrato. Va bene? P con M e P con M si semplifica e ricaviamo l'equazione della portata nel tratto subsonico, che è la seguente. Allora, Q è uguale a Cpm Kt, che porto fuori dalla radice quadrata, radice quadrata di 1 meno
PVPM-B diviso 1-B tutto elevato al quadrato. Questa è la formula che ci dà la portata transitante attraverso un ugello convergente. Va bene? Quindi questo è nel rispetto della normativa ISO 6358 e fa riferimento a questi due parametri che sono C, che è la conduttanza, e B, che è il rapporto critico delle pressioni. Quindi mediante questi due parametri noi abbiamo l'equazione di questo arco di ellisse che approssima abbastanza bene quello che è il comportamento reale, sperimentale della portata transitante del tratto subsonico. Va bene? Questo termine qui è proprio la portata sonica. Ecco, allora questo è possiamo verificare questo con un apparato sperimentale che sostanzialmente è fatto in questo modo. Abbiamo un riduttore regolatore di pressione che è fatto in questo modo. Qui c'è un dispositivo di feedback dove qui abbiamo un manometro per la lettura della pressione, solitamente un manometro a tubo di Bourdon, e è uno schema semplificato rispetto a quello reale, ma insomma le parti fondamentali sono queste. Abbiamo poi la valvola di prova, che è questa, quindi questa è la valvola di prova. Qui andiamo a rimisurare in maniera più precisa la pressione di monte della valvola. Qui vado a rimisurare la pressione di valle mediante degli opportuni tubi, dei tubi ISO, perché dobbiamo andare a misurare la pressione statica. Va bene? Quindi sapete che del diagramma di velocità io ho una velocità nulla nel contatto del filetto fluido con la parte interna del tubo, perché altrimenti misuro una pressione dinamica, se ha una velocità diversa da zero, a me serve la pressione statica. Ok? Quindi ci sono degli opportuni tubi di misura, le cui dimensioni sono fornite dalla normativa, che è sempre la stessa, la ISO 6358. Dopodiché qui abbiamo una resistenza pneumatica bidirezionale per variare la pressione di valle, e qui abbiamo un misuratore di portata con scarico libero. Quindi alla fine misuro la P di monte, la P di valle e la portata. Ho questi tre valori sperimentali e da qui io riesco a riportare dei punti sperimentali e quindi a costruire, diciamo, step by step la sagoma appunto della curva di portata. Bene, in realtà il discorso può essere completato e deve essere completato in questo modo, perché noi abbiamo considerato la situazione della P di monte costante. In realtà questa è soltanto una possibile situazione perché può capitare, adesso vediamo subito il caso pratico di questa cosa,
di avere non la P di monte costante, ma la P di valle costante. Va bene? Se ho la P di valle costante, qual è la P di valle? La pressione atmosferica. Siccome queste sono pressioni assolute, qui ho una P con 0 che è uguale a 1 bar, circa 1 bar assoluto, come pressione atmosferica. Qual è l'andamento della portata sonica al variare della P con M? È questa, quindi è una funzione lineare in P con M. Quindi ho questo andamento sonico. Poi ho il tratto subsonico fino al raggiungimento delle condizioni critiche. Le condizioni critiche sono queste. Questa è la P critica, che è uguale a B0 diviso B. Quindi questo è il tratto sonico e questo è il tratto subsonico. Ok? Nella situazione in cui è costante la P di valle pari a P di monte. Va bene? Ok? Allora, dal punto di vista pratico, quando si verifica questo? Facciamo uno schema circuitale. Allora, questo modello può essere applicato ai circuiti cromatici, quindi dando un significato tecnico applicativo, perché in realtà il condotto interno, cioè le vie interne alla valvola, complessivamente, anche se hanno una sagoma che non ha niente a che vedere con un ugello convergente, va bene, ma complessivamente si comportano come un ugello convergente, anche se non lo sono, perché il percorso dell'aria all'interno della valvola è molto più tortuoso che non, diciamo, nel caso dell'ugello, no? L'ugello più pulito, bello, come il caso per esempio dei motori degli aerei a reazione, ok? Però complessivamente le prove sperimentali ci portano a quei risultati. Quindi in effetti noi abbiamo questo condotto interno di alimentazione che può essere caratterizzato in questo modo, esattamente in questo modo. Ci siete? Ma come funziona questo condotto interno? P di monte costante. Qui abbiamo una P di monte che è uguale alla P di alimentazione che è uguale a 6 bar relativo, cioè costante. E com'è la P di valle? La P di valle, a parte la tubazione, diciamo che comunque gioca un effetto dinamico, io ho qua dentro. La P di valle è variabile, perché mano a mano che si riempie, naturalmente varia, giusto? Andiamo a vedere questa situazione su questo diagramma. Io ho una P di monte. Inizialmente dentro la camera del cilindro quant'è la pressione? È zero, zero relativo, giusto? Quindi io mi trovo zero relativi, in realtà mi troverei qua, no? Perché questo è 1, quindi mi trovo qua. E quindi avendo un grande delta P all'inizio, io parto con una portata sonica. Infatti quando andate a riempire un serbatoio vuoto sentite fischiare, perché praticamente voi state in condizioni soniche, perché avete il valore massimo della portata avendo il valore massimo del delta P, giusto? Perché la P di monte è costante e la pressione di valle è praticamente zero, perché è ancora vuoto, lo stiamo riempendo in quel momento, va bene? Mano a mano che si riempie sale, questa rimane costante, sale la P di valle perché si riempie. Quindi sale, per cui ci spostiamo di qua. Ci spostiamo di qua fino a scendere, cioè seguiamo questo percorso. Fino a che si è riempito tutto, la pressione di valle è uguale a quella di monte, la portata va a zero perché è pieno. Quindi parto dal sonico,
attraverso il subsonico fino a raggiungere la portata lunga e si è riempito. Quindi vedete che in questo modello, con questa equazione, caratterizza il riempimento di una camera del cilindro con pi di monte costante. Ma attenzione, perché abbiamo detto che mentre questa camera si riempie, l'altra va in scarico, giusto? E l'altra va in scarico come funziona? Qui che c'è? Cioè nell'ambiente, la pressione ambiente, la pressione atmosferica. Quindi qui noi abbiamo una P con 0 che è uguale a 1 bar assoluto. Quindi è il caso della pressione di valle costante, cioè questo, con una pressione di monte che è variabile. Quindi parte da un certo valore che sono i 6 bar, per esempio siamo qui, e mano a mano che si svuota, quella di valle rimane costante e quella di monte scende. Parto anche qui dal sonico e poi gradualmente vado a finire nella zona subsonica fino a che si è svuotato tutto, la portata diventa uguale a 0. Ok? Quindi vedete che questo modello vale per questo condotto in scarico e quell'altro modello vale per quest'altro condotto che è in alimentazione. Quindi vedete che sono concetti non così teorici e astratti, ma che hanno un risvolto pratico, applicativo, importante. Allora, a questo punto io volevo dire un'altra cosa, questa è importante dal punto di vista pratico, sui cataloghi tecnici di costruttori importanti possiamo trovare direttamente questi diagrammi, soprattutto qui. Però come potete immaginare questi diagrammi vengono generati da prove di laboratorio diciamo abbastanza costose e quindi naturalmente hanno un costo importante, anche perché sono prove che devono essere certificate, perché devono essere naturalmente eseguite nel rispetto della normativa internazionale. Quindi non sempre troviamo i diagrammi, ma un numero lo troviamo sicuro, che è quello della portata nominale, va bene? Che caratterizza in maniera sintetica, in maniera compatta, qual è la portata che transita attraverso la valle. Ok? Ecco, come viene definita la portata nominale? In maniera molto semplice, la portata nominale fa riferimento ad una pressione di monte di 6 bar relativi, quindi in questo caso ne abbiamo 7 di bar assoluti, con un salto di pressione di un delta P che è uguale a un bar. Ok? Quindi con una pressione di monte di 7 e una pressione di valle di 6 assoluti noi ricaviamo questo numero che è la portata nominale. È un po' come succede anche nei motori elettrici, no? Le condizioni nominali di funzionamento. È un riferimento. Ok? Poi se voglio sapere, avere tutta la caratteristica, e questa qui che abbiamo detto. Quindi questa è la portata nominale di riferimento. Questa è importante perché caratterizza in maniera sintetica la portata transitante della valle. La portata è importante perché se io ho un cilindro grosso, per altri motivi, perché mi serve una forza grande, un alesaggio grande, una corsa grande, quello che è, quindi grossi volumi da gestire, mi serve una valvola che sia in grado di fornire un'adeguata portata, perché altrimenti il cilindro per muoversi ha dei tempi di ritardo incredibili, perché bisogna dare il tempo alle camere di riempirsi e di raggiungere la giusta pressione che comporta poi la movimentazione per attivare. Ok, c'è un ultimo aspetto, abbiate pazienza, di cui vi volevo parlare, seppure in maniera sintetica, che vi ho già accennato, che riguarda i tempi di risposta, no? Il tempo di risposta è fondamentale. Tempo di risposta ragionando in particolare con le elettrovalvole, perché nella maggior parte dei casi noi abbiamo a che fare con le elettrovalvole. Allora, il tempo di risposta, diciamolo prima un po' raccontato, poi scriviamo qualche equazione. Noi abbiamo un circuito elettromagnetico,
Quindi nel momento in cui noi commutiamo il circuito elettrico, quindi diamo un gradino di tensione sul circuito elettrico, incomincia a transitare corrente. La corrente sale, raggiunge il valore a regime. Raggiunto il valore a regime, o magari prima, si genera una forza magnetica. La forza magnetica deve essere tale da vincere tutte le forze resistenti, perché diventa la forza motrice. Nel momento in cui l'otturatore o il cassetto viene commutato, poi c'è anche l'aspetto fluidodinamico. Bene, tutti questi ritardi che sono caratteristici della fisica del sistema comportano complessivamente il tempo di risposta, che come potete ben capire è legato fondamentalmente al progetto meccatronico del componente, perché dipende da come è fatto il circuito magnetico, dalla massa dell'otturatore, dalla costante elastica della molla che garantisce la chiusura, dal numero di spire del circuito di eccitazione della parte magnetica, dalla sagoma dei condotti per quanto riguarda la parte fluidodinamica. Allora, detto questo, vediamo un po' dal punto di vista del transitorio in questo caso elettrico, che cosa succede. Va bene? Alla fine noi abbiamo quella che volgarmente viene chiamata bobina, è un circuito elettromagnetico, va bene? Un circuito elettromagnetico che presenta un circuito elettrico di eccitazione, d'accordo? Allora, il circuito elettrico di eccitazione alla fine è schematizzabile in questo modo, va bene? Abbiamo una forza elettromotrice e qui abbiamo il carico è rappresentato dalla resistenza interna della bobina e naturalmente da una induttanza, va bene? Quindi complessivamente questo è lo schema della bobina. Quindi ho una resistenza e una induttanza e qui ho una forza elettromotrice in corrente continua, quindi 24 volt direct current. Bene, qui ho un interruttore che può chiudere il circuito sulla maglia esterna o eventualmente sulla maglia interna. È uno schema semplificato, ma che ci aiuta un po' a capire in realtà che cosa accade in condizioni dinamiche nel momento in cui io vado a effettuare la commutazione di un elettromagno. Ok? Bene, è molto semplice. Nel momento in cui chiudo la connessione qui sopra, chiaramente sto chiudendo questa maglia, quindi posso scrivere la ben nota, insomma, legge di Kirchhoff, quindi V è uguale ad R per I più L dei dt, va bene? Quindi ho un carico resistivo che è collegato alla resistenza interna della bobina e un carico induttivo che è collegato al fenomeno di autoinduzione che viene a verificarsi appunto sulle spire della bobina stessa, no? Dove è l'induttanza. In realtà questo è uno schema semplificato, perché? Perché noi stiamo dando per scontato che l'induttanza sia costante. Non è il caso nostro. Perché? Perché nel momento in cui l'otturatore si muove, cambia il circuito magnetico. Cambiando il circuito magnetico cambia anche questo, quindi in realtà qui ci sarebbe un altro termine che ometto per non complicarci troppo la vita in questo momento e cercare di cogliere soltanto l'essenza del comportamento. Però dobbiamo sapere che c'è, perché il caso nostro non è il caso di induttanza costante. Ok. Questo è il classico sistema del primo ordine, è un'equazione differenziale del primo ordine, okay, che possiamo risolvere in vario modo, conoscete bene, insomma, con le trasformate Laplace, ma in questo caso non è necessario scomodarle, e possiamo scrivere allora L di dt uguale a V meno RI. Posso semplicemente separare le variabili e risolvere l'equazione differenziale. Va bene? Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo DI diviso V meno RI diviso V meno RI che è uguale a DT diviso L. Va
bene, ho separato le variabili tempo dalla variabile della corrente, ok? Perché stiamo studiando il transitorio del circuito RL con carico induttivo. Bene, allora qui questa posso andarla a integrare tra 0 e t, questa la integriamo tra 0 e i in generale, quindi qui è molto semplice, viene t su L che è uguale, devo risolvere questo integrale, va bene? Devo risolvere questo integrale, qui per non sbagliarci possiamo fare meno RI, V meno RI che è uguale ad H, quindi qui viene meno R di I uguale a DH, quindi l'integrale diventa, dunque l'integrale diventa, posso di DI, quindi ho un DH meno 1 su R, DH su H. Ok, quindi qui otteniamo meno 1 su R, logaritmo naturale di V meno RI diviso T. Abbiamo risolto, diciamo, l'integrale dell'equazione differenziale, quindi vediamo un po' cosa succede. Allora, quindi abbiamo V meno RI diviso V che è uguale a D elevato a meno T T R su L. Ok, qui vado ad esplicitare la corrente in funzione del tempo e viene fuori allora V su R che moltiplica 1 meno E alla meno T R su L. Eccola qua. Questa è la soluzione della nostra equazione differenziale, quella ben nota di un sistema del primo ordine, quindi per T uguale a 0 la corrente è 0, per T che tende all'infinito la corrente è uguale a V su R, cioè sarebbe il valore della corrente a regime che è legato unicamente al carico ohmico, cioè al carico dovuto alla resistenza. Va bene? Allora facciamo subito un diagramma e colleghiamo il risultato con gli aspetti tecnici. Allora, se io vado a considerare un diagramma in funzione del tempo e qui ho l'andamento della tensione che rappresenta l'input e della corrente che rappresenta l'output per il nostro circuito, quindi se noi diamo un gradino di tensione, ed è quello che accade in pratica, perché quando chiudo il circuito io ho 24 volt 0,24, quindi sto dando un gradino, questa è la realtà dei fatti, quindi questo valore qui è 24 volt in corrente continua. Qual è l'andamento della corrente? La corrente non va subito al valore regime, c'è un transitorio che è legato alla costante di tempo. La costante di tempo è collegata alle caratteristiche fisiche del sistema. Quindi ha un andamento di questo tipo. Raggiunge il valore a regime, che sarebbe la corrente legata solo al carico ohmico, che è V su R. Questo è il valore a regime e diventa asintotico a quel valore. Allora, siccome i passaggi sono abbastanza noti, diciamo che nel momento in cui da questa situazione io chiudo il circuito da quest'altra parte, sulla seconda maglia, chiaramente viene meno la forza elettromotrice, giusto? Sto dando un gradino a contrario, cioè tolgo la tensione nel momento in cui chiudo il circuito dall'altra parte. Va bene? E naturalmente la corrente che fa? Ci avrà un transitorio simile, devo risolvere questa equazione differenziale con V uguale a 0, perché non c'è più la forza elettromotrice, l'andamento, ve lo dico subito, è di questo modo. Ecco.
Queste sono cose che sicuramente avete fatto in altri corsi, ma dobbiamo dare la chiave di lettura per l'applicazione specifica, perché in realtà quando noi abbiamo a che fare con elettrovalvole abbiamo esattamente una situazione di questo tipo. La differenza importante, come vi dicevo, è che nel circuito magnetico l'induttanza non è costante. Qui c'è un termine aggiuntivo, perché facendo uno schemino semplice di circuito magnetico noi abbiamo una cosa di questo tipo qui. Qui per esempio abbiamo l'otturatore di una valvola, ok? Magari fatta così, in modo tale che qui abbiamo una molla, per esempio conica, che garantisce la chiusura in questo modo. Ci siete? Quindi questo è il condotto di passaggio e questo è il circuito magnetico. Il circuito magnetico deve essere tale da raccogliere le linee di forza del campo magnetico, ok? Perché? Perché praticamente convogliamo in qualche modo, oppure favoriamo, diciamo, il passaggio delle linee di forza su un materiale ad alta permeabilità magnetica, naturalmente, quindi a bassa riluttanza, d'accordo? Quindi il circuito di eccitazione può essere elettrico, può essere per esempio installato qui, va bene? E questa è l'alimentazione a 24 volte in corrente continua. Quindi quando io chiudo il circuito qui, che succede? Succede che nel circuito elettrico comincia a passare corrente e l'andamento è di questo tipo, esponenziale, ok? Ma cosa succede alla forza magnetica? Alla forza magnetica che determina l'apertura? Perché questo normalmente è chiuso, perché c'è l'azione della forza elastica della molla che garantisce la chiusura. Quindi qui incomincia a passare, diciamo, le linee di forza del campo magnetico, ok? Mano a mano che la corrente sale, aumenta la forza magnetica, che diventa la forza motrice di apertura della valvola. Questa è la forza motrice di apertura della valvola, che è di natura magnetica e che è associata all'intensità della corrente. Va bene? Quindi, chiaramente deve essere ben progettata, perché se io non ho un'intensità di corrente sufficiente a creare la forza magnetica per l'apertura, quello non sale. E quindi naturalmente non funziona. Quindi arrivato ad un certo punto sufficiente per l'apertura, la forza magnetica tira su l'otturatore e naturalmente come si manifesta questo cambiamento del circuito magnetico? Dal punto di vista sperimentale si manifesta con un picco di corrente. No? Qui si viene a creare un picco di corrente, proprio così, dai grafici sperimentali, e questo picco di corrente ci dà informazione di quando si è aperta la valvola. Tenete conto che questo tempo sono millesimi di secondo, non è che lo possiamo vedere ad occhio, sono millesimi di secondo. Diciamo, per una valvola piccola di dimensioni contenute, l'ordine di grandezza è 5, 10, 15 millesimi di secondo. Per valvole veloci si può scendere anche a 2 millesimi di secondo. E come facciamo a vederlo? Ecco, un modo è per esempio questo. Questo discorso si manifesta anche in chiusura in questo modo. Dice, ma da dove esce fuori questo picco di corrente? Perché l'otturatore che prima stava qui, che naturalmente è un otturatore metallico, perché fa parte del circuito magnetico, chiaramente, quando questo si è spostato e riabbattuto sopra, è cambiato il circuito magnetico, perché prima avevo questo traferro e quindi questa riluttanza, poi ho delle riluttanze qui e qui,
avevo questa riluttanza, quando va abbattuta quella riluttanza diventa molto più piccola perché è diminuito il traferro, e quindi chiaramente questo si deve manifestare in qualche modo, e appare con un picco di corrente che ci dà l'informazione del tempo di ritardo. In, tempo di ritardo on, tempo di ritardo off. Solo sulla parte elettrica, perché poi ci sono delle prove pneumatiche che ci dicono qual è il tempo di risposta complessivo, quindi che si porta appresso sia la parte elettrica e sia la parte pneumatica. Va bene? Ok, allora per quanto riguarda la parte invece dei circuiti automatici, questo lo vediamo direttamente in laboratorio.